Buonasera cari amici di Toscana Sprint, le immagini che vedete sono della pubblica assistenza Avis di Borgo Abugiano in provincia di Pistoia per il Gran Premio Pubblica Assistenza Borgo Abugiano, giunta la seconda edizione. Qui stiamo vedendo le immagini del pre-gara con la giuria formata da Maurizio Colligiani, che era il presidente di giuria, mentre Filippo Soldi era il giudice di arrivo, con, abbiamo visto, il vicepresidente vicario del Comitato Regionale Toscano, Mauro Renzoni, addetto alla segreteria. Quest'oggi. Una gara, come detto, che è per il secondo anno. L'associazione dilettantistica ciclistica Borgo Abugiano, che organizza anche la Coppa Pietro Linari il 18 di agosto, ha voluto confermare nel calendario per i giovanissimi, per i più piccoli, ed è ovviamente un impegno molto bello perché una gara così storica come la Coppa Pietro Linari si va a sposare con quella che è ovviamente una gara per i bambini, per i più piccoli. Abbiamo visto, ovviamente, stiamo vedendo ancora le immagini del pre-gara con le varie società. Ricordiamo che due percorsi differenti, perché c'è ovviamente la categoria G1, che praticamente farebbe il percorso più corto da 400 metri, come anche la promozione ciclismo che stiamo vedendo, o i famosi G0, che faranno un giro del percorso esattamente, solo un giro del percorso da 400 metri, quello più corto, poi G1 che faranno esattamente 7 giri del percorso da 400 metri, poi si andrà ad affrontare dai G2 il percorso di 900 metri con lo strappetto finale, quello della pubblica assistenza di davanti alla pubblica assistenza di Borgo Abugiano dell'Avis. Vediamo che Maurizio Colligiani è pronto a dare il via ed è partita questa prima gara di giornata, anche se di gara non si può parlare perché, come detto, i promozionali non fanno classifica, non c'è vincitore. Qui vediamo che è una maglia della formazione dell'Embolese che transita per primo dopo il primo giro, però sappiamo questa idea ormai da tanti anni, non ci sorprendiamo più. All'inizio era magari una sorpresa, era un modo per dalla parte della federazione di invogliare anche i bambini a prendere un po' domestichezza con la bicicletta. Infatti vediamo che i ragazzi, che i bambini vengono scortati dai propri direttori sportivi e piano piano stanno andando a concludere tutti la loro prova. Abbiamo visto che hanno chiuso tutti la loro prova nella categoria G0 o la categoria promozionali e adesso si schierano alla via i bambini della categoria G1. Un po' più folto, qui vediamo il gruppo della categoria G1, che vediamo che sono veramente un po' di più. Non c'è divisione, ovviamente, di solito quando si è in un numero magari più grande, magari si deve dividere le batterie. In questo caso non si va a dividere le batterie perché ci sarà il via. Eccolo qui il via dato anche questa volta da Maurizio Colligiani, abbiamo ricordato, dell'associazione dilettantistica ciclistica Borgo Abugiano, presieduta da Marco Orsucci. Per lui l'anno scorso fu l'esordio come presidente sia per questa gara al Gran Premio Pubblica Assistenza l'anno scorso dalla prima edizione, quest'anno alla seconda. Intanto vediamo il primo giro concludersi con due maglie, la maglia dell'Olimpia Valdarnese Niccolò Innocenti davanti a Zeno Bertolucci del team Val di Nievole. Stanno passando poi tutto il gruppo alla spicciolata. La bellezza di questi bambini, dicevamo, il primo anno di presidenza per Marco Orsucci l'anno scorso, che diciamo si è cavata abbastanza discretamente, perché comunque sia non è mai facile esordire così. Il 18 di agosto ci fu la gara, come sempre per il patrono per la festa di Borgo Abugiano c'è sempre la gara, c'è sempre la Coppa Pietro Linari, ormai gara storica. Anche quest'anno ovviamente si svolgerà e quindi aspettiamo di vedere poi che cosa si inventeranno anche quest'anno di nuovo i dirigenti della ciclistica Borgo Abugiano. Intanto stiamo vedendo che non cambia la situazione in testa alla corsa con Niccolò Innocenti sempre primo. Vediamo che sono due le moto staffette in gara delle motociclisti pistoiesi. Abbiamo visto, ricordiamo, l'arrivo, la vittoria sempre di Niccolò Innocenti davanti a Zeno Bertolucci del team Val di Nievole, terzo Federico Bellucci del Velo Club Empoli, quarto Alex Rossi della Italociclismo 1907, mentre per
In quinta posizione arriva Biagio Niccolò Calle della formazione della Vesti di Calenzano. Per la compagine femminile a vincere è stata Martina Batolla della Fabrimar Marco Forever e Matilde Massoni seconda della Monte Carlo Ciclismo Pizzeria La Rusticanella. Dicevamo delle due moto in gara, della motociclisti pistoiese, una quella di Fausto Michelotti, l'altra abbiamo visto passare ora Piero Pratesi davanti la nostra telecamera, che era l'altra moto in gara nella categoria giovanissimi. Diciamo, su questi circuiti si tende sempre ad avere due moto staffette, una che fa diciamo da inizio gara ciclistica e l'altra che fa da fine gara ciclistica. Si sta già schierando, dopo abbiamo visto la prima diciamo vera categoria, la prima vera batteria, la seconda gara della giornata, la categoria G2, anche qui insieme, vediamo anche Roberto Fruzzetti presente, pronto ad immortalare per i gli attimi della corsa, mentre purtroppo c'è stata una caduta proprio in partenza, tre bambini, però vediamo che si stanno rialzando e ovviamente come ci viene insegnato, meno male fortunatamente è successo proprio alla partenza, probabilmente si sono agganciati come ci viene detto i direttori sportivi che cercano subito di farli montare in bicicletta, di fargli levare la paura e di dire di andare verso ovviamente di continuare e di andare avanti con la loro gara, perché si cerca sempre ovviamente quando si cade di invogliare i bambini, anche se sono piccoli, ovviamente di rincuorarli e di farli andare per cercare di non fargli entrare quella paura. Fortunatamente poi non è stata una caduta che in corsa, ma è stata una caduta quasi possiamo dire da fermo, quindi i bambini non si sono fatti niente fortunatamente. Si sta concludendo il primo giro, abbiamo visto Dario Piccariello della Bessi con due dell'Aquila lì davanti, qui vediamo le immagini di Buggiano Castello, lassù si arriverà per la Coppa Pietrolinari, non si arriverà, si farà il Buggiano ovviamente e poi ci sarà il famoso falso piano, di solito ovviamente ogni anno si faceva il falso piano verso Massa e Cozzile, chiaramente sarà come ogni anno di possibile. Vediamo che c'è stato un problema al cambio per un bambino della Bessi, sembra essere Piccariello, potrebbe essere, però non siamo sicuri ovviamente, potrebbe essere Piccariello. Dicevamo che il Buggiano, il colle di Buggiano, come viene detto da tutti gli appassionati qui in zona, nella provincia di Pistoia, il colle di Buggiano è ovviamente la salita storica che si affronta alla Coppa Pietrolinari. Poi ovviamente di solito nelle altre edizioni si è sempre fatto, a parte quella dell'anno scorso, si è sempre fatto il falso piano verso Massa e Cozzile e poi la discesa, quelle sono state le edizioni precedenti ovviamente. Qui le immagini ancora della pubblica assistenza Avis di Borga Buggiano e qui vediamo che sta andando a concludere la sua prova vittoriosa la maglia dell'Aquila, Leonardo Conti davanti al compagno di squadra, bravissimo anche lui, Cosimo Nimi, sempre della Aquila, che vanno quindi doppietta per la Aquila di Ponte Aema. Vediamo, volata per il terzo posto è Dario Piccariello che chiude in terza posizione, con quarta posizione Alessandro Giannini della Costa Etrusca, purtroppo ha avuto un problema alla bici Dario Piccariello e quindi non è potuto. Quinto finisce Tommaso Parentini della Polisportiva Mille Luci Ciclismo. Abbiamo poi la compagine femminile, vede la vittoria di Carolina Moriconi del Velo Club Empoli davanti a Aurora della Santina del team Valdinievole e a Rachele della Santina, sempre team Valdinievole, mentre quarta conclude Cristina Battini della Aquila di Ponte Aema. Sempre qui ancora si sta concludendo piano piano anche la categoria G2 e quindi a momenti vedremo anche lo schieramento della categoria G3, ricordiamo che è la seconda edizione di questa gara, perché già l'anno scorso la ciclistica Borga Buggiano aveva deciso di riproporre questa gara di giovanissimi e quindi insomma diciamo con il nuovo organigramma che c'era, con la nuova dirigenza, con Marco Orsucci, nuovo dinamico presidente della ciclistica Borga Buggiano, che aveva ovviamente, si era messo subito d'impegno per fare qualcosa per il ciclismo giovanile. Siamo proprio negli attimi del pregara, momenti Maurizio Colligiani fischierà e sarà la partenza per la categoria G3. Non mi sono dimenticato di dire che il G2, intanto fortunatamente in queste volte c'era l'immagine che dicevano sette giri del
percorso più lungo di 900 metri per la categoria G3, prima erano 5 giri, 5 giri del percorso più lungo. Partenza, sono partiti, gruppo molto molto folto, quello della categoria G3, che però vediamo sono gli atleti della Appennini con 1907, qui siamo da un'altra parte del percorso, sempre nel comune di Borgo Abugiano, si gira praticamente lì intorno, questa è la parte dietro, poi si va a scendere giù, si fa un piccolo tratto, si gira a destra e si fa la salitella che porta verso la pubblica assistenza di Borgo Abugiano. Qui vediamo si sta tutto il gruppetto, nelle prime categorie, dalla categoria G1, G2, ma anche G3, diciamo, sono le categorie dove vediamo che vanno veramente a tutta, sin dall'inizio, dall'inizio alla fine, non conoscono magari il modo di correre, le tattiche, no? Non esiste tattica, non esiste io ti controllo, te mi controlli, non esiste assolutamente, loro pensano solo e soltanto a fare ad andare a tutta dall'inizio alla fine. In questo momento abbiamo visto per la prima volta un gruppetto di 5-6 atleti che si era un po' compattato, però non è che stavano risparmiando. Poi dietro piano piano tutti, abbiamo visto c'erano diverse maglie, quelle dell'Appennini, quelle del Club Empoli, anche quelle della Borgo Nuovo, e qui vediamo che stanno piano piano passando tutti veramente alla spicciolata. Anche gli altri bambini della categoria G3, terza categoria di giornata, lo ricordiamolo, per questo Gran Premio Pubblica Assistenza Avis Borgo Abugiano. E qui ancora altri atleti al passaggio, tra un po' vedremo anche, perché ricordiamo facevano 7 giri, un percorso totalmente diverso, perché la scelta è stata quella di non essendo troppo lungo per la categoria. E qui vediamo che è venuto a trovarci anche, non poteva mancare il sindaco, storico sindaco di Borgo Abugiano, ormai veramente lui immancabile, possiamo dire che è veramente uno dei sindaci più longevi, possiamo dire veramente più longevi di ogni comune, Daniele Bettarini, che è il sindaco Bettarini, che veramente ormai da anni, ma da anni, perché pensate che era sindaco durante la prima edizione, durante la edizione del ritorno della Coppa Pietrolinaria a Borgo Abugiano, ovvero quella del 2004, quindi pensate, sono quasi 20 anni, 18 anni. Abbiamo visto il passaggio degli atleti e qui c'è l'arrivo finale con la vittoria di Lorenzo Cantini del Velo Club Empoli davanti a Pietro Arcangeli della Appenninico 1907, terzo è Andrea Fabri della Borgo Nuovo, quarto Eracle Seneci dell'Appenninico 1907 e quinto è Lorenzo Ciardelli della Borgo Nuovo. Per quello che riguarda invece la G3 femminile, a vincere è Noemi Cianti del Velo Club Empoli davanti a Reia Pierotti della Pian di Mommio Speedy Bike, terza conclude Anna Teriaca della Bessi di Calenzano. Queste sono le posizioni ovviamente sia maschili che femminili di questa terza gara di giornata. La prossima sarà la categoria G4 che farà ovviamente un percorso totalmente differente al resto. Vedremo un po' anche come andrà. Vediamo davvero che sta andando a concludersi anche gli altri atleti della categoria G3. Ci viene da pensare, no, vedendo questi bambini, vedendo anche questa organizzazione, no, dicendo ovviamente di questa nuova della, diciamo, la Borgo Abugiano, che si è rinnovato la società con Marco Orsucci che ha preso la presidenza, con nuovo ovviamente organigramma all'interno, dell'importanza tante volte del ricambio più che altro dirigenziale, perché il problema forse è anche di tante gare che stanno sparendo è anche il fatto che manca proprio il ricambio generazionale all'interno delle società, anche solo che fanno solo organizzazione, no? Perché le figure storiche, come si dice in gergo, vengono a mancare. Al momento che vengono a mancare quelle figure storiche, magari non c'è il ricambio dietro. Di direttori sportivi giovani se ne trovano tanti, ma magari di dirigenti giovani se ne trovano veramente pochi, e questo magari è il male, che poi dopo ci sono corse che magari vanno a sparire per la mancanza della forza della vecchia dirigenza di riuscire a farle, perché è chiaro che poi un ricambio, come ci deve essere negli atleti, no? Nel ciclismo un ricambio generazionale negli atleti ci deve essere anche nell'organigramma. Pensiero ovviamente mio
e pensiero che ovviamente riguarda anche tutti. Partenza, ha fischiato Maurizio Colligiani per questa quarta partenza, categoria G4, 9 giri da percorrere per loro del percorso di 900 metri. Sono partite, vediamo che subito sono le maglie del pedale toscano Ponticino a prendere in mano, ecco questo è lo strappetto che porta verso, verso l'arrivo. Chiaramente, cioè, sentendo quando si fa le corse si sente tanti, no? Si dice ma non è tanto dura, in effetti non è dura, no, perché non è dura chiaramente, però si dice noi che siamo adulti che non è dura, per questi bambini è una salita. Cioè noi si parla di strappo, per loro chiaramente, ora magari per i G6 inizia a essere un po' meno salita, un po' meno impegnativa, però per i G1, per i G2, G3, anche G4 per me è abbastanza impegnativa. Poi dobbiamo dire che ha fatto veramente caldo, perché fa veramente caldo e non c'è da dire niente, perché col caldo poi diventa tutto più difficile. E questi bambini veramente sono solo da applaudire dal primo all'ultimo, perché quando si va alle corse la cosa più bella è vedere gli applausi dal primo all'ultimo, anche magari se arriva dopo tanto tempo che è arrivato il primo, comunque sia l'applauso non deve mai mancare a nessuno di questi bambini, sia che si vinca sia che arrivi ultimo, perché comunque l'incoraggiamento ci deve essere all'interno di questa di questo sport, perché sennò è veramente brutto, ovviamente, mio parere. E come sentivo dire che la salita non era una salita impegnativa, io che ovviamente venendo da queste zone, perché il Ponte Buggianese questa salita magari capitava non di farla in allenamento, però magari capitava durante il giorno di scarico di farla nelle categorie superiori, non era impegnativa, è chiaro, non è una salita, è uno strappo, è uno zampellotto come si dice in gergo, però per questi bambini chiaramente con questo caldo diventa anche impegnativo. Intanto la corsa sta continuando ad andare avanti mentre io mi sono dilungato in queste mie dichiarazioni. Vediamo che stiamo aspettando anche altri passaggi e siamo già con le immagini dalla postazione dall'arrivo. Vediamo maglia del team Valdinievole, è quella di Damiano Polvanesi che si trova in testa, Damiano Polvanesi è in seconda posizione del pedale toscano Ponticino, va a vincere in questo momento Ulisse Bertolucci del team Valdinievole, bravissimo, che conclude la sua prova in prima posizione, secondo Damiano Polvanesi, anche lui bravo, complimenti anche a lui, seconda posizione del pedale toscano Ponticino, terzo Gabriele Simi della Monte Carlo Cirismo Pizzeria La Rusticanella, quarto Jacopo Morini della team Valdinievole e quinto Mattia Arcangeli della Appenninico 1907. Queste le prime posizioni, 5 posizioni della categoria maschile. Per la compagine femminile a vincere è stata l'atleta della Itala Ciclismo 1907 Carlotta Nesi davanti a Giovanna Conte del Veloclub Empoli e terza conclude Santina Elena Giuffrida della Costa Etrusca. Stanno concludendo anche gli altri bambini la loro prova, a momenti saremo al via della penultima gara di giornata, quella della categoria G5, con i G5 che faranno esattamente 11 giri del percorso da 900 metri, quindi penultima gara, penultimo sforzo per tutti, anche per il caldo che non è mancato veramente, perché è stato un caldo veramente, vedete bambini, c'è solo da incoraggiarli questi bambini. Tante volte si dice è uno sport purtroppo che anche già nei giovanissimi non è di fatica, però chiaramente con questo caldo magari il calcio era già finito, mentre invece loro hanno ancora davanti 3-4 mesi in cui 2-3 mesi in cui ovviamente avranno abbastanza caldo da dover sudare, però comunque sì, è bello vederli sorridere davanti alla nostra telecamera e a salutare anche la nostra telecamera, è anche molto bello anche poter vedere questo e anche il sorriso di questi bambini, la cosa più bella che non deve mai mancare. Stiamo solo aspettando veramente di vedere la partenza di questa categoria G5 mista, come sempre abbiamo visto ci sono anche le ragazze, quindi vediamo come andrà a concludersi. Fischia Maurizio Colligiani ancora, ormai con quel fischietto veramente ha fatto una giornata intera, ha fischiato per l'ennesima volta, partenza ufficiale per la categoria G5, dovranno fare 11 giri del percorso, prima curva affrontata e siamo da un'altra parte del percorso, con qui si inizia a vedere che la situazione cambia, no? Già nella categoria G5 i ragazzi iniziano a giocare di strategia, iniziano a correre un po' di strategia, in realtà non è che c'è molta strategia, però magari
più che strategia c'è il fatto di stare un po', a volte si pensa a stare coperti, stare nel gruppo, ci sono scatti, controscatti, si va dietro, si cerca di stare coperti, via, questa è un po' la tattica che c'è nei giovanissimi, poi è chiaro, vedete, in questo momento il gruppo si è riappallato un'altra volta, se così si può dire il gruppo, no? Questo è il gruppo della categoria G5, si è di nuovo riappallato, un po' dietro si sta cercando di rientrare dalle retrovie, no? Infatti, molte volte nella categoria G5 si vede che vanno per lunghi tratti col gruppo compatto, poi nel finale vengono via in un gruppetto dei migliori. Qui siamo dalla parte della stazione perché lì si va verso la stazione di Borgo Abbugiano, la stazione ferroviaria di Borgo Abbugiano, in quella parte lì in quella parte lì. Vediamo, siamo nell'ultima curva perché questa è la curva che immette nella salitella finale che poi porterà verso l'arrivo. Infatti si volta la nostra telecamera, il nostro operatore Daniele Ciampi, che fa vedere proprio il dettaglio dell'ultima curva e lo strappettino che porta verso l'arrivo. Altro dettaglio, sempre da questa qui si stanno andando piano piano anche gli altri a fare l'ultima curva e a concludere un altro giro. Vediamo ancora, gruppo che ora piano piano si sta andando un po' ad allungare perché ci sono alcuni scatti in testa al gruppo. Gruppo ancora abbastanza folto, comunque. Gruppo ancora abbastanza folto, dobbiamo dire. È ancora abbastanza folto, c'è stata qualche sollecitazione di andatura, però comunque rimane gruppo compatto. Non c'è un atleta che ha preso la testa. C'è il suono della campana, suono della campana. Riconosciamo poco dopo il contagiri il sindaco Bettarini, che non poteva, come abbiamo detto, mancare, non può assolutamente mancare, non, è immancabile, l'abbiamo detto, cioè io gli faccio i complimenti di tutte le volte che lo vedo, glielo dico, sarà, cioè lui rimarrà fino alla fine dei giorni sindaco di Borgo Abbugiano, veramente, perché a parte le battute, veramente un sindaco che abbiamo detto sindaco dalla prima edizione della riedizione della Coppa Pietro Linari nel 2004, quando è rinata, quindi sono quasi 20 anni che è sindaco. Intanto qui c'è l'arrivo, volata, sprint, e occhio perché a vincere è Nicolò Jacopi del Pedale Toscano Ponticino, davanti a Leonardo Leonetti del Castel Fiorentino Banca di Cambiano. Terzo Dario Battini dell'Aquila di Pontema, quarto Giulio Massina della Monte Carlo Ciclismo Pizzeria Rusticanella, quinto Folco Bardi della Polisportiva Milleru Ciclismo. Nella compagine femminile a vincere Siria Genovese della Best di Calenzano, a cui gli faccio i complimenti perché non l'ho detto durante l'ordine, durante la volata, ma Siria Genovese è arrivata, Siria è arrivata seconda totale, quindi seconda classificata totale e prima della sua categoria, quindi seconda assoluta, quindi bisogna solo fargli i complimenti. Seconda arrivata Anastasia Ferri del Pedale Toscano Ponticino, terzo Asia Genovese della Best di Calenzano, quarta Olivia Giovannetti della Unione Ciclistica Empolese e quinta arrivata Alissa di Girolamo. Queste sono le prime 5 della compagine femminile e siamo piombati con l'ultima batteria, la batteria della categoria G6. Vediamo che Roberto Fruzzetti, anche lui come noi, ha preso il caldo per realizzare le foto a questi ragazzi, perché adesso siamo nella categoria G6, prossimo anno si passa nella categoria esordienti e diciamo che lo zampellotto finale si farà sentire un pochino. Pensiamo meno, chiaramente si pensa noi, perché poi saranno 18 i giri da affrontare, 7 giri in più della categoria G5, e questa sarà la categoria che chiude questo Gran Premio Pubblica Assistenza di Borgo Abbugiano. Allora, è partita anche l'ultima batteria. Da qui in avanti Maurizio Colligiani potrà riposarsi perché non avrà più da fischiare con il suo fischietto. E qui vediamo, venuto a trovarci del Comitato Provinciale Pistoiese, anche Luigi Fontanella, che stava scherzando con Maurizio Colligiani proprio. E vediamo il primo passaggio, gruppo compatto in questo momento. Erano le maglie della Veloclub Empoli che stavano davanti a fare l'andatura. E qui vediamo che è Antonio Cerone invece in questo momento, in un altro passaggio del Vianova, che stava cercando di fare l'andatura, atleta della multidisciplina perché fa anche la mountain bike e se la cava veramente molto bene, l'ho visto andare più volte anche a correre fuori regione, è veramente bravo anche in mountain bike. Antonio Cerone pratica la multidisciplina del gruppo sportivo Vianova, del presidente Dio l'aiuti, mentre altri passaggi ancora, vediamo che la gente ovviamente cerca di dissetarsi perché è veramente caldo, è veramente caldo. E qui vediamo ancora altri atleti che stanno
passando in questa breve, leggera discesina, perché si sta scendendo dalla... qui si sta scendendo dalla stazione ferroviaria di Borgabugiano, c'è una curva S, si scende su questa discesina, si fa la curva a sinistra e si sale di nuovo verso l'arrivo. Questo, diciamo, un po' il percorso panoramico spiegato da spiegato da me, cosiddetto, diciamo. Vediamo, siamo in un'altra parte, ecco, la stazione ferroviaria è quella sulla sinistra, si sta venendo ora in giù, curva come vi avevo illustrato prima, è la curva subito dopo la stazione ferroviaria di Borgabugiano, poi c'è un'altra curva verso destra e poi c'è l'ultima curva a sinistra per poi fare la salitella finale. Ancora vediamo le immagini della corsa, si stanno andando a concludere piano piano, tutti anche al giro, vediamo come si andrà a concludere questa gara, come e chi sarà ovviamente l'ultimo vincitore di giornata di questa gara. Vediamo che il gruppo si è anche ricompattato, il gruppo che si è ricompattato, eccolo qui, passa dal parcheggio della stazione, tanto io mi dilungo sempre a fare queste cose panoramiche come se, per spiegare ovviamente il percorso. Vediamo che a chiudere Fausto Michelotti chiude la corsa, la fine gara praticamente è la seconda staffetta di Fausto Michelotti, mentre Piero Pratesi è l'inizio gara. Vediamo gruppo come sempre compatto, si sta un po' studiando perché probabilmente si proverà la volata finale, chi lo sa, vedremo anche se qualcuno proverà l'attacco. C'è uno scatto da parte di un atleta della Empolese che stava provando e adesso il gruppo si sfilaccia un po' sotto la sollecitazione delle maglie bianco-azzurre della Empolese. Abbiamo alcuni atleti in difficoltà ora in questi ultimi giri, vedremo poi come si andrà a concludere, come se sarà volata, e qui siamo già sotto il traguardo, si sta solo aspettando volata, è Antonio Cerone che è davanti, è Cerone, Antonio Cerone del gruppo sportivo Vianova che va a vincere davanti a Riccardo Frosini dell'Olimpia Valdarnese, a Leonardo Cerefolini della Pedale Toscano Ponticino, quarto Scappini della Empolese, quinto Andrea Castrucci della formazione della Vest di Calenzano, della formazione delle compagine femminili a vincere Elena Geppi della Costa Etrusca davanti a Matilde Semoli dell'Olimpio Valdarnese, terzo Greta Proverbio della Casel Fiorentino Banca di Cambiano, quarta la compagna Alice Senesi e quinta Asia Pucci della Empolese. Queste sono le classifiche della G6 che conclude, a vincere la classifica della squadra il Velo Club Empoli con 22 punti davanti al team Valdinievole a 18 punti e terza la Vest di Calenzano a 16 punti. Questi sono, stiamo vedendo ancora intanto gli arrivi, io intanto ho detto la classifica a squadre perché avevamo già fatto i calcoli, stiamo vedendo l'arrivo dei vari, la conclusione della categoria G6, una giornata veramente calda, una giornata veramente intensa, un grande impegno da parte di tutta l'associazione ciclistica Borgabugiano, insieme ovviamente ai volontari della pubblica assistenza Avis di Borgabugiano che hanno dato una mano, anche al comune chiaramente che era presente con Daniele Bettarini. Quindi con queste immagini andiamo alle interviste di rito. Daniele Bettarini, sindaco di Borgabugiano, allora qui oggi una bellissima manifestazione di sport e soprattutto con questi bambini è uno scenario bellissimo. Sì, è già quella terza edizione mi sembra, è davvero andata bene, il percorso è bellino, è corto, c'è tanta gente, l'organizzazione mi sembra ottima e la location, diciamo, si presta come... È un piacere vedere tutti gli stand delle squadre, genitori, bambini che insomma si divertono in qualche modo, le gare sono state tutte combattute e quindi è un piacere, mi sembra che quest'anno ci fossero anche più partecipanti dello scorso anno e quindi complimenti alla ciclistica Borgabugiano, alla pubblica assistenza, diciamo così, che in qualche modo promuove la corsa, gli sponsor e tutti i volontari che hanno fatto un bel lavoro da stamattina all'8 sotto il sole, che lavorano e ora fra un poco dovranno ricominciare a lavorare, quindi sono, devo dire, li ringrazio e sono anche soddisfatto per la giornata. Ecco, l'appuntamento clou ci sarà tra qualche mese, no? Il 18 di agosto la classica proprio per voi di Borgabugiano, la Coppa Pietro Linari. Ovviamente ci state già pensando insieme anche all'organizzazione della corsa, perché si arriva nel centro del paese, sulla strada principale, e quindi insomma ci sarà solo da divertirsi perché ogni anno c'è un bello stand di partenti.
Sì, diciamo che anche questa corsa è ripartita nel 2004, già dalla prima edizione vinse il campione italiano che era Capecchi. E quindi e mi fa piacere che il 2004 era il primo anno in cui io ho fatto il sindaco e da allora non si è mai interrotto, ci ha fermato solo il Covid e poi siamo ripartiti immediatamente. Una corsa che ormai ha assunto, l'aveva prima e ha continuato a mantenere un certo prestigio, vengono da tutta Italia, vincono sempre corridori che poi nella stragrande maggioranza delle volte hanno un futuro importante. Pogačar qui arrivò quarto, faccio per dire, e il terreno era adatto a lui, salita di Buggiano, direi. E quindi insomma è una corsa dove davvero si esprimono talenti importanti. E quindi sono contento che ci sia la Coppa Linare, così come tutte le cose che a Buggiano si erano interrotte, quest'anno sono ripartite tutte. Non sto a elencarle perché sono tantissime, ma davvero tutto quello che c'era prima del Covid adesso c'è di nuovo, con qualcosa anche in più, e quindi sono proprio contento e niente, avanti così, il mondo va sempre avanti. Andrea Dell'Aiuti, vicepresidente del Comitato Provinciale di Pistoia. Allora, oggi qui una bellissima manifestazione. Si dice che il ciclismo deve ripartire con i bambini e voi ci state provando, no? Perché insieme a questa gara che c'è stata oggi c'era anche una gincana accanto, no? Sì, stiamo cercando di far rivedere questo sport ai bambini del paese e oggi, grazie all'Orsucci del Borgo, abbiamo fatto una gincana per tutti i bambini appunto non tesserati qui del borgo che volevano provare questo sport. Bisogna ripartire da qui, da manifestazioni nelle piazze, nelle feste, far vedere che ci siamo e far provare. L'unico modo è le scuole e questo, la promozione nelle strade. Ecco, voi avete anche un impegno per quanto riguarda anche i giovanissimi con il meeting, se non sbaglio, ci sono delle prove che ovviamente voi vi impegnate tutte le volte sui giovanissimi, farete servizio della strada, fuoristrada, insomma l'importante è anche questo. Sì, abbiamo deciso quest'anno di allestire il campionato provinciale invece che una prova unica in più prove e faremo a Montecatini il 10, 19 e 18 luglio. La prova su strada in Pineta e il 24 luglio la prova fuoristrada che varranno come campionato provinciale. Le organizzerà le casette e noi come comitato provinciale saremo a dargli una mano come sempre. Mauro Renzoni, vicepresidente vicario del Comitato Regionale Toscano. Allora, oggi qua a Borgo Buggiano abbiamo assistito a una corsa bellissima, no? La corsa da dove tutto nasce, i bambini, è da loro che dobbiamo partire e oggi abbiamo visto diversi iscritti e anche una gincana, tra l'altro per i non iscritti. Purtroppo sì, purtroppo non è stata molto frequentata la gincana perché, non lo so, avevamo interpellato le scuole, i genitori dei ragazzi della scuola se si facevano vedere perlomeno per venire a provare, ma non per quello. L'abbiamo messa apposta questo gioco ciclismo, va bene, la gara è andata tutto bene, diciamo, in fondo fa parte del gioco, qualche caduta forse c'è stata, però... I bambini, ricordatevi sempre che questa categoria qui sono quelle che vanno curate un po' di più, perché siamo pochi a starci dietro, i ragazzi, insomma, ci sarebbe bisogno proprio di infoltire ancora un po' di più questi giovanissimi, perché purtroppo siamo un po' in carenza, stiamo perdendo dei pezzi per la strada e non va bene. Sicché io spero che tutte le società si diano da fare in modo da riportare un po' tutti i giovanissimi di una volta della Toscana, che era un bel numero, e adesso sarà bene starci dietro. Come si fa, secondo te, a riprendere i tesserati, ad attirare soprattutto dei bambini a fare questo sport? A fare questo sport sappiamo che è uno degli sport un po' più faticosi degli altri, perché... più facile magari andare a giocare a pallavolo, a pallacanestro, siamo al coperto, siamo al chiuso, questo è un, non è, diciamo che non è un gioco il ciclismo, perché lo facciamo diventare noi grandi un gioco, perché ci mettiamo di mezzo un po' di abilità, un po' di velocità, e poi le gare su strada si sa che quando c'è le gare su strada diventa quasi agonismo, perché purtroppo ragazzi vogliono tutti vincere. Poi,
vince sempre, vince uno solo. Speriamo che da qui in avanti siano i vari, tutti i ragazzi a poter vincere una torta, ma anche facendo magari una gincana, uno che magari su strada va più piano può le vincere tranquillamente nella gincana, perché magari è più veloce, perché ha più abilità con la bicicletta. Sono queste le cose che bisogna insegnare a questi ragazzi: abilità, velocità e poi anche strada, che diventa un semiagonismo, diciamo, via, che per poter riportare a certi numeri che vengono a mancare ultimamente. Perché anche oltre a tante formalità, insomma, perché ci sono diversi tesserati che non si presentano molto spesso alle gare. E poi vorrei anche un po' di più di buon senso quando ci si va alle iscrizioni. Quando ci sono due gare sappiamo benissimo che c'è una limitazione, cerchiamo di rispettarla tutti, ma no, perché non ci si può andare a iscrivere a una gara, anche se può essere 10 km più vicina, però ce n'è un'altra che magari c'è da fare 10 km in più, non credo che sia i 10 km che danno noia. Diciamo che un po' di buon senso, da poterle coprire tutte e due alla stessa maniera, sarebbe la miglior cosa, invece che a una 200 e a una 100. Non sta bene, secondo me. Un po' di buon senso anche nei direttori sportivi e nelle società. Oltre ai ragazzi, i ragazzi dove li porti ci vengano. Sicché non è, siete voi i direttori sportivi che dovete cercare di indirizzare un po' di qui e un po' di là, e cercare di chi fa le gare, purtroppo si danno da fare, perché le gare qualcosa costano, e poi partì una gara con 60, 80, che ultimamente si è vista, ragazzi, non va bene per le società organizzatrici. Siamo in compagnia di Gabriele Conti e di Marco Orsucci, rispettivamente vice segretario e soprattutto presidente della Ciclistica Borgo Abugiano. Allora, oggi per voi, diciamo, è stata una prova, no? Gabriele, parto con te. Con questi bambini, vi siete rimessi in moto con questi bambini? È bellissimo, perché poi vedere anche la felicità di questi bambini, avete regalato anche succhi, pastine, quindi insomma è anche bello l'impegno che ci avete messo, perché sappiamo è da stamattina che siete qui. Allora, sicuramente la giornata ha premiato lo sforzo che è stato fatto, perché appunto da stamani di buon mattino organizzare tutta la manifestazione non è stato uno scherzo, anche perché fortunatamente, insomma, la temperatura, il sole ci ha aiutato, però nel contempo, insomma, abbiamo fatto anche una bella sudata. Detto questo, siamo riusciti poi nel pomeriggio, durante le premiazioni, anche a dare una piccola merenda ai ragazzi. I ragazzi erano iscritti circa 160 atleti, perché di fatto anche loro sono degli atleti, anche se bambini, e quindi è stata veramente una bella giornata di sport. Come Ciclistica è stato un appuntamento importante per noi, è il secondo anno che abbiamo rinnovato tutto l'organico interno del consiglio, e quindi, diciamo, per noi era una prova importante, perché ci porta, va detto, colgo l'occasione, Marco, per dirlo, perché ci porta all'appuntamento della Coppa Linari del 18 d'agosto. Lo sforzo, ovviamente, da parte dell'organizzazione, della società, da parte degli amanti, insomma, anche paesani del ciclismo, va ringraziato anche lo sforzo degli sponsor e dell'amministrazione comunale, perché comunque ci hanno seguito in questa avventura e ci hanno permesso, insomma, di ottenere veramente un bel risultato di sport. Ecco, Marco, passa a te. Gabriele ha esposto una cosa importante, no? Per te l'anno scorso è stato, diciamo, il battesimo sia qui, ma soprattutto a una gara impegnativa come alla Pietrolinari. Io mi ricordo che eri molto frenetico quel giorno, perché doveva essere tutto perfetto, l'esordio. Quest'anno forse ci sarà, vi siete preparati meglio? Questa, ha detto, è una preparazione per quella che poi sarà il 18 d'agosto. Sicuramente l'anno scorso c'è stata la prima esperienza, che è stata un po', diciamo, frenetica, come hai illustrato te, perché inesperti come eravamo, sicuramente abbiamo peccato in determinate cose. Ci abbiamo comunque messo il massimo impegno, come ci metteremo quest'anno, augurandoci che gli atleti rispondano al nostro richiamo. Speriamo che la manifestazione si svolga in maniera serena e completa, e niente, c'è da ringraziare in particolar modo l'amministrazione, che
si contribuisce anche non solamente con il patrocinio e con diciamo, i supporti tecnici, ma anche facendo un piccolo sforzo, per noi dico piccolo, ma sicuramente per l'amministrazione grande, economico, e quindi diciamo che il paese partecipe a questa manifestazione che negli anni è diventato un appuntamento classico prima dell'Unigiana, perché noi andiamo ad essere il preparativo per il Giro della Lunigiana, tanto di più non possiamo pretendere perché le nostre risorse sono queste e ci mettiamo il nostro massimo impegno per arrivare a questo scopo.